Allora, salve ragazzi, la volta scorsa ci siamo lasciati che stavamo evidenziando delle anomalie nel percorso che ci ha tracciato Stream Extract, che erano dovute a loro volta a delle anomalie nel DEM. Vi ricordate, c'era questo ponte che nel DEM erroneamente è visto come territorio, diciamo, naturale, cioè questa superficie che vale per un DSM, quella del ponte, è stata inserita nel DEM, tant'è vero che le quote, dove sta? Vedete qui c'è una quota di 1,87, qui a monte c'è una quota di 0,74. Quindi niente, bisognerebbe, quando ci si trova davanti a queste anomalie, ci sono diverse strade che si possono prendere per correggerle. Una che devo dire è molto molto smart, cioè quando non ci sono correzioni molto lunghe da fare, può andare bene questo plugin qui che si chiama Serval. Vedete? Se andiamo da plugins, Serval, Map Tool for Manipulating Raster Cell Values. Quindi questo plugin modifica i valori delle celle. Quindi andiamo a intervenire direttamente sul, come si chiama, sul raster, modificandolo manualmente. Tra l'altro, diciamo, l'autore è uno che lavora per la Lutra Consulting di Londra, che è la stessa ditta che ha messo a punto il plugin Crayfish, quello che abbiamo già visto. Allora, voi dovrete installare questo plugin. Tra l'altro, una curiosità, vedete, l'icona è un animale. Io sono andato a guardare perché mi suonava, l'avevo già sentito questo nome. E il Serval è una specie di gattone africano che arriva a pesare sui 18 kg, è addomesticabile. Però, diciamo, di suo è comunque in natura un predatore serio, come tutti i felini. Guardate un po' qui, anche se la qualità è bruttina, qui contro un serpente, guardate che salto. Vabbè, chiusa la parentesi. Comunque questo è un serval, non serval come avevo detto, ho sentito. Quindi torniamo. Torniamo a noi. Quindi con questo plugin noi possiamo modificare il DEM. Ora, magari per prudenza, visto che agisce proprio sul DEM, sui dati originali, io quasi quasi ne lavorerei su una copia, quindi questo l'avevo chiamato dem filder complessivo. Ok, mi creo una copia, anzi di questi due, perché c'è il file tfw che anche ci serve. Mi creo una copia di questi.
Vabbè, gli lascio questo nome di default. Anzi, chiamiamolo Serval. Rinomina. Così chiamo, do lo stesso nome anche alla copia, rinomina, mi sono perso, ho fatto qualcosa di sbagliato. Ah, giusto. Ok, quindi abbiamo comp serval tif e comp serval tif e fedale. Benissimo. Allora, introduciamo il nuovo layer. Un attimo. Seleziono dem regione così mi mette tutti i dem nello stesso. Allora, layer, add raster layer, mi ricordo se stava in ECC output. Ecco, compl serval tif. Allora, questo stile, vediamo questo qui, il solito, però, mettiamo la trasparenza a zero. Qui come ma tanto siamo vicino al mare, gli mettiamo come massimo una quota massima di quello era 1,80, ne possiamo mettere di 3 metri, dai. Oh, vedete? Questo è il pixel del ponte. Giustamente, che sono 1,87 contro 0,74 e 0,25, quindi da 0,25 sale a 1,87, poi scende di nuovo. Perché? Perché non vede il, diciamo, non solo vede il ponte, ma vede praticamente prende tutto intero il ponte anche col terrapieno che c'è intorno. Quindi noi grazie a Serval possiamo, vedete, questo quant'è 0,25. Poi quando ricomincia l'andamento corretto prende 0,31, quindi diciamo sale un po', ma non è un problema. Beh, sempre 0,31.
0,18 qui scende di nuovo. Qui è anche possibile che, siccome questo è un field, è riempito, abbiamo eliminato le depressioni, può darsi che ci sia, che abbia lavorato qui su qualche depressione al field di. Vabbè, ma questo non è importante. Comunque, diciamo, noi qui, ricapitolando, abbiamo 0,25 e qui finiamo a 0,31 e qui 0,18. Allora, diciamo, se questo è 0,25, allora io che faccio? Vado qui, vedete? Probing mode. E gli do qui 0,74, vedete? Io lo posso correggere manualmente. Il precedente era 0,25, poi ce lo possiamo mettere 0,24. Ha cambiato colore. Vado qui, gli metto 0,23. Qui 0,22. Anche se non so se faccio bene. Perché bisogna vedere poi questo rilievo come è stato fatto. Comunque eravamo arrivati a 0, dove era 0,22? Qui. Questo invece è 0,31, ma questi li possiamo pure lasciare. 0,31, tutti 0,31, questo addirittura 0,33. Ma 0,32, 0,35, poi di nuovo qui 0. 18. Vabbè, io direi il resto lo lasciamo così. E a questo punto, proviamo a rilanciare il RStream Extract. Quindi creiamo Ah, sì, questi li crea sempre sotto sotto. Lo chiamiamo questo è serval, quindi quello che agisce anzi, a questo punto, vabbè, no, pensavo di mettere il dem qui dentro, vabbè, no, per ora no. Lo metto qui su, ecco. E qui dentro gli rimandiamo ar.stream andate qui. Volevo chiamare il file Excel questo qui. Non so se sentite questo rumore sordo, questo è il vento. Allora, quindi qui li mettiamo. Completo serval. Mettiamo il dem che abbiamo modificato con serval. Quindi, sperando che funzioni, vediamo che allora minimum.
Un attimo che devo aspettare che si apra Excel perché gli voglio dare una flow accumulation molto ampia, così si sbriga prima. Allora, dicevamo, questo che è? Ah, mi sembrava di avere. Allora, per sbrigarci, gli mettiamo chilometri quadrati, mettiamogli, proviamo a fare, diciamo, 50. Celle, CTRL C, facciamo copia, andiamo a QGIS, gli mettiamo incolla. Questo tanto saranno piccoli. 10 celle, quindi 80 metri li cancelliamo. Qui gli mettiamo line, anche se il vettore ieri non l'ho attirato fuori. Questo che faccio? Glielo. Vabbè, dai, salviamo. Save to file. Dov'è che li ho salvati gli altri? Ah, qui. E tutti gli altri che ho salvato. Vabbè. Comunque lo chiamiamo. km². Proviamo a salvare anche il vettore, ma dubito che. km². Direction non ci serve, vediamo qui. Cosa volevo vedere? Ed è questo, quando me l'ha salvato, 18.01. Allora, mi viene il dubbio se ha registrato su disco le modifiche che ho fatto con Serval. Perché questo risulta salvato. Ah no, questo è il Serval. Ah no, no, 19.37. Quindi sì, le ha salvate le modifiche. Dovrebbe averle salvate. Tant'è vero che il suo compagno, il T, è stato creato alle 18.01. Sì, dovrebbe essere giusto così. Quindi va bene, possiamo mandarlo. Allora, ci ha messo 282 secondi pari a 4,7 minuti. Vabbè, strano però. Dunque, vediamo se in tutto questo tempo ha tirato fuori qualcosa di buono. Aspetta. Intanto vediamo se. Show feature count 0, il vettoriale non l'ha tirato fuori proprio. Questo invece sembra che l'abbia fatto giallo. Adesso guardiamo meglio. Vabbè, togliamo il dem. Questo
Sì, vabbè. Allora andiamo a qui, palette di unique values. Questi sono i colori presenti nel raster. Li facciamo tutti change color, li facciamo verdi, così si distinguono, magari un verde un po' più scuro. Allora, quindi rispetto al dem della regione, vedete, si è questa cosa, come dire, scandalosa non c'è più. Scusate, rispetto al reticolo della regione, il reticolo della regione è quello giallo. Il reticolo di di R-Stream Extract è questo blu, e quello fatto col dem vecchio. Col dem corretto abbiamo invece questo andamento, quindi c'è ancora un'anomalia. Però diciamo non è macroscopica, anche se comunque si vede abbastanza bene. E facciamo riapparire il dem. Vediamo un po' nel dettaglio. Qui. Allora, come mai qui ha deviato? Allora, guardiamo qui le quote. Allora, qui abbiamo quota 3. Perché tutto 3? Perché questo è un... Mentre qui... Ah, no, sto cliccando sul reticolo. No, devo cliccare qui. Ecco, zero 023, 022, 022, 020, 020, 020, va bene. Mentre andando dritti, 022, 020, vediamo qui, 021. 0,21, mentre qui lui ha trovato 0,20, quindi ha trovato una quota più bassa qui e se n'è andato qui. Oh, quindi cosa abbiamo assodato con Serval? Che è uno strumento molto utile quando ci sono poche correzioni da fare, soprattutto se queste correzioni sono abbastanza vicine tra loro. Quindi, come vedete, il risultato comunque molto migliorato, non c'è paragone con prima. Guardate i nostri pixel verdi che stanno qui rispetto a quello che aveva fatto senza la correzione di Serval. Quindi, diciamo, abbiamo avuto un netto miglioramento che però può essere portato, diciamo, ci sono metodi che sono, diciamo, più adatti per ottenere correzioni più estese. Perché vedete, comunque ci sono delle cose. Questo qual è che volevo togliere? Il reticolo. Allora, se noi guardiamo, mettiamoci Google, dove sta? Magari l'ho trovato. Eccolo qua. Guardiamo un po'. Ecco, vedete, qui diciamo non è bellissimo, però insomma, abbastanza fedele. Qui lascia un po' a desiderare, ma non va fuori strada troppo. Diciamo,
Comunque, che il reticolo che ci ha tracciato Arstream Extract, tutto sommato, sembra funzionare, anche se rispetto a, vedete qui anche, questo è bruttino, e qui anche sarà che perché ha trovato sul demo una salita, cioè se guardiamo qui, le dobbiamo guardare qui. Qui stava a 3,85, vedi 4,4, 3,9, 3,8, quindi qui ha trovato un 4,4, chissà da dove gli viene. Da 3,8, sì, in effetti non è enorme, però qui che cosa ha trovato? 3,7, quindi giustamente, cioè lui ha ragionato bene, cioè se n'è andato da qui verso le quote inferiori. Perché il DEM non vede il canale, essendo un DEM con una maglia di 8 metri. Va bene, nel prossimo video vedremo un sistema un po' più laborioso, però diciamo che dovrebbe, che crea delle, ci serve per creare delle correzioni più estese. Bene.